No. Ecco, sì. Poi dici. Bene. Oh, buonasera a tutti. Dico io due cose di introduzione all'incontro. Come sapete è il secondo incontro del nostro ciclo. Lo facciamo sul tema che è quello delle dipendenze. Adesso il relatore ci farà capire come lo svolgerà. Il relatore è il dottor Daniele Torri, viene da Brescia. Lo conosciamo perché negli anni passati ha già svolto un paio di incontri nelle nostre parrocchie sul tema del gender, che è un tema pressoché sconosciuto, e ci aiutò a capire tutto quello che poi si sta sviluppando in questo tempo. Fa parte del comitato Difendiamo i nostri figli di Brescia, e quindi questo tema, che è rivolto innanzitutto ai ragazzi, che però vede soprattutto i genitori, vedremo di fare in modo che venga trasmesso anche a loro. Se lo riterrete opportuno, però lo valuteremo anche il gruppo Sifaruci, potrà essere utile riproporre questo tipo di incontro nei confronti dei ragazzi, anche se il tema che tratterà questa sera vale per tutti, perché il tema della dipendenza tocca i giovani, ma ormai investe ogni fascia di età su tantissimi temi. Quindi vale per tutti, però come genitori e magari come amici abbiamo molta cura dei nostri figli. Tutto qua. Grazie per l'invito, torno assolutamente molto volentieri. È vero che nei primi tempi in cui si cominciava a parlare dell'ideologia del gender sono stato invitato a parlare di questa tematica in un tempo, pensate, nel quale l'uditorio molto spesso diceva, finiva l'incontro, diceva non esiste, è una cosa che avete inventato voi, catto integralisti e quant'altro. Due anni dopo, tre anni dopo, quattro anni dopo, ho cominciato nel 2013 a fare questi incontri, penso di aver visitato più di 250 città in tutta Italia. Oggi i fatti ci danno ragione, l'ideologia del genere ormai è assolutamente accettata, se ne parla con una naturalità incredibile, e pertanto in fondo oggi le antenne sono da tenere ancora più alzate, soprattutto in ambito scolastico, dove queste cose mai naturalizzate rischiano di entrare. Adesso faccio un cambio microfono, se no tribuliamo. Ok, questo dovrebbe colpito. Dovrebbe. Devo stare fermo, è una cosa che mi viene molto difficile. Bene, parliamo di dipendenze questa sera. Ne parliamo in un tempo nel quale, eccoci qua, abbiamo un'informazione ormai, parlo di tutti i mezzi di comunicazione a nostra disposizione, che tendono un po' a manipolarla questa informazione. Un servizio, un vero e proprio servizio, ma è un qualche cosa che bisogna essere bravi a cercare, un servizio di verità alle persone, è qualche cosa che bisogna diventare bravi a cercare. Perché? Perché molto spesso anche l'informazione infatti diventa a servizio di che cosa? A servizio del denaro, delle logiche economiche. Pertanto se un qualche cosa deve essere pubblicizzato, portato alla conoscenza dell'uditorio in un determinato modo, perché in questo modo ecco che il business diventa più grande, ecco che ormai abbiamo una montagna di mass media che sono asserviti al potere. Vi faccio un esempio semplicissimo, prendo, non userò slide così difficili, quindi non preoccupatevi, ma giusto per farvi cogliere, il Consiglio Superiore di Sanità ci dice che in questi negozi di cannabis light sono pericolosi, no? Di fondo non abbiamo elementi sufficienti per non poter dire che siano innocui per i nostri figli, per i nostri ragazzi. Lo scrivono in modo assolutamente solenne. E che succede? Questo lo scrivono, lo conosciamo forse per qualche titolo che ci dice i negozi verranno chiusi, avete visto qualche negozio chiuso? Assolutamente no, ma stiamo invece osservando che continuano a moltiplicarsi, a diventare sempre di più. Perché questo succede? Non perché si pensa al bene dei nostri figli, perché se si pensasse a questo è chiaro che questi negozi dovrebbero essere chiusi, o comunque normati in modo totalmente diverso. Invece, siccome questo non è l'obiettivo, ma l'obiettivo in fondo di permettere di far molto denaro a pochi, ecco che questi negozi stanno diventando tantissimi. Mezzi di informazione che portano, no, i nostri adolescenti a fare cose, sapete questo del fenomeno del Blue Whale, una serie di sfide che i nostri figli
e che i nostri ragazzi nelle quali devono lanciarsi sempre più difficili una dopo l'altra fino alla 50ª, in cui ti è richiesto anche la vita lanciandoti da un palazzo, tutto per emulazione. Ma questo fa un numero di morti abbastanza interessanti, 130 ragazzi. Qualche mese fa, un mese fa, i genitori stupiti del fatto del figlio che muore soffocato dal cavo del suo videogioco. Perché? Non perché questo ragazzo desiderasse togliersi la vita, ma perché sempre guardando un filmato disponibile in internet, già che aveva già visto altro milione di visualizzazioni, ecco che questo ragazzo, per provare un'emozione che doveva essere una sensazione, che doveva essere unica, doveva essere straordinaria, no? Di liberazione dell'adrenalina, ecco che si è trovato invece morto dal meccanismo che doveva dargli questa sensazione, ma gli ha procurato la morte. È chiaro che in un tempo come questo le domande che soprattutto come genitori ci facciamo sono sempre di più. Come possiamo oggi essere vicini, in qualche modo aiutare, continuare a educare i nostri figli in un tempo nel quale la vita ha perso di spessore, ha perso di importanza, perché se in fondo la vita può essere messa in gioco per provare l'effetto di cosa succede quando si libera l'adrenalina, capite che il valore che oggi stiamo dando alla vita è sempre più piccolo. È chiaro che uno che sa guardare la storia, sa leggere i fatti, si chiede perché. Perché la vita oggi vale così poco? Perché in fondo puntare il dito sulle nuove generazioni è una cosa che di fondo non porta assolutamente a niente. È importante imparare a leggere i segni. Cos'è, perché oggi la dipendenza è diventata un qualche cosa che in fondo interessa a tutti noi? Io spero che stasera ognuno di noi esca accorgendosi di essere dipendente, ognuno della sua dipendenza, però in fondo c'è sempre il rischio di pensare che questo è un problema che interessa a quelli che magari questa sera non sono qui. La dipendenza è un fenomeno ormai che coinvolge tutti quanti. Perché? Perché oggi per sopravvivere è necessario essere performanti. Noi siamo in funzione di quello che abbiamo, di quanti soldi abbiamo o del lavoro che facciamo. Se una persona ha un lavoro che in qualche modo lo rende un lavoro che è socialmente riconosciuto come un lavoro importante e per di più ha anche un buon guadagno, ha un buon reddito, ecco che quella persona è. Quella è una persona che conta, quella è una persona che può dare la sua opinione, quella è una persona interessante. Non siamo più persone in funzione soltanto di essere esseri umani. Questo è un concetto ormai superato. Siamo persone alla funzione di quello che facciamo. Finché facciamo, finché operiamo, finché siamo utili, ecco che siamo persone. Quando smettiamo di essere utili, perdiamo, no? La nostra vita perde senso. E purtroppo anche spesso le nostre mamme, quando diventano anziane, qualche volta si lasciano scappare la frase, no? Di fondo adesso non posso più far niente, è come se in qualche modo, quando non riescono più a aiutarci, non riescono più a essere utili alla nostra famiglia per come loro desiderano, quasi come se la loro vita perde significato. Questo è profondamente triste, perché in fondo la vita non può essere legata esclusivamente a quello che uno può o non può fare. Nell'epoca della performance è chiaro che pensare di crescere sempre i figli bravi, no? Viviamo premiando i nostri figli perché portano a casa delle belle pagelle, perché portano a casa dei bei voti, perché le persone parlano bene di loro. In fondo questo continuare a perseguire figli che siano bravi, in fondo non ci deve stupire se poi questi figli bravi fanno le bravate perché vengono da loro, no? Non siamo più capaci di desiderare di avere figli buoni. Dovremmo ritornare, fermarci un attimo e dire cos'è più importante. L'importante è che mio figlio sia buono, sia onesto, perda la vita, nel senso che dia la vita perché qualcun altro sia felice, oppure è importante che mio figlio sia bravo, si lauri, abbia una bella posizione, un bello stipendio, perché questo in fondo in qualche modo è il modello di felicità nel quale siamo convinti lui possa trovare la vita. Nell'epoca della performance non ci stupiamo se il consumo di energy drink tocca i 5 miliardi di litri all'anno. Questi multivitaminici, queste sostanze che ci permettono di stare sempre molto prestanti, molto attivi, eccetera, guardate quanti fiumi di litri ogni anno ne beviamo.
sostanze totalmente inutili, non abbiamo bisogno, nessuno di noi ha bisogno di multivitaminici, basta mangiare la dieta mediterranea così ricca di quello che ci serve, ma in fondo abbiamo ormai uno stile di vita per il quale la dieta non ci basta più, sempre abbiamo bisogno di essere sostenuti, e questo è quello che succede. E in America gli integratori non sono soltanto abusati nel mondo degli adulti, ma questo ormai interessa anche i bambini. I bambini che devono fare, magari penso che possa succedere anche nelle nostre case, hanno la verifica da fare, ecco che gli do l'aiutino, prendi questa vitamina, prendi questo multivitamino che ti aiuta a scuola. Pensate, se noi già siamo portati a pensare così, già stiamo crescendo un bimbo performante. Devi fare qualcosa di impegnativo, prendi questo perché quel qualcosa ti riuscirà bene. E questo lo facciamo per il suo bene, ma nello stesso modo lo distruggiamo. Nell'epoca della performance è chiaro che la cocaina è la droga che la fa da meglio, è la sostanza che si sta diffondendo assolutamente di più. Perché? Perché la cocaina è quella sostanza che agendo nel cervello ci dà energia, ci dà maggiori prestazioni della memoria, siamo più vigili. L'umore migliora, siamo più sensibili al piacere. È chiaro che tutto questo succede nella fase iniziale dell'utilizzo di questa sostanza, dopodiché, come tutte le sostanze stupefacenti, quelli che troviamo sono soltanto i danni, le conseguenze e le sofferenze. Ma in fondo, in un'epoca nel quale mi sento un soggetto poco significativo, perché non ho né un gran ruolo lavorativo né un gran stipendio, nel quale fatico a entrare a socializzare con i miei amici, con le persone con le quali esco, con le quali condivido il tempo, è chiaro che l'uso di questa sostanza mi illude, almeno per il tempo di quella sera o di qualche ora, di poter essere accolto, no? Di poter essere come la società in fondo desidera che io sia. L'OMS già nel 1992 definiva la dipendenza come una condizione psichica e talvolta anche fisica che derivava dall'interazione tra un organismo vivente e una sostanza tossica caratterizzata da delle vere e proprie risposte comportamentali ed altre reazioni che comportano sempre un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo o periodico allo scopo di provare i suoi effetti psicologici e talvolta di evitare il malessere della privazione. Proviamo a semplificare perché la definizione diventa troppo complessa. C'è un'interazione tra un essere vivente e una sostanza tossica, questa interazione, questo incontro determina una vera e propria risposta comportamentale da parte del soggetto insieme ad altre reazioni, e questo fa sì che poi ci sia il bisogno compulsivo di riassumere quella sostanza. E il cerchio comincia a girare. Perché ho bisogno di assumere quella sostanza? Perché mi fa star bene, mi fa provare delle sensazioni piacevoli e quindi l'assumo, oppure sto male se non ho la possibilità di assumerlo. Ma il meccanismo che determina la dipendenza è questo. Interessa a tutti, non c'è un reddito che fa sì che la persona sia dipendente piuttosto che no, non dipende dall'età e non dipende nemmeno dal tipo di lavoro svolto. La terminologia anglosassone ci aiuta, perché mentre in Italia utilizziamo il termine dipendenza, ecco che la terminologia anglosassone ci aiuta perché distingue due situazioni che, mantenendo comunque la lingua italiana per essere più chiaro per tutti, in una prima distinguiamo la dipendenza, no, come quella situazione che ho appena descritto, fisica e chimica, nella quale l'organismo ha bisogno di quella sostanza per funzionare, e se non ce l'ha, se non assume quella sostanza va incontro a tutta una serie di reazioni. Per dirlo in modo molto semplice, se l'organismo non ha quella sostanza il soggetto sta male, che è dipendenza da sostanze. Una seconda situazione, l'addition, comportamento additivo. Per comportamento additivo cosa si intende? Quella condizione nella quale la dipendenza psicologica spinge il soggetto alla ricerca dell'oggetto di cui è diventato in qualche modo dipendente. Senza quell'oggetto cosa succede? La vita di quel soggetto diventa priva di significato. Se nella dipendenza da sostanze il privarmi della sostanza mi fa star male, nella dipendenza di tipo comportamentale, quindi di tipo additivo, io ho dipendenza da un comportamento, potrebbe essere l'utilizzo banale di un cellulare, se mi viene meno per esempio il campo, il segnale del telefono,
ecco che io, la mia esistenza perde di significato. E questa cosa, per chi ha figli adolescenti, la sperimenta anche quando siamo in giro, non c'è campo, sembra che si spengano insieme al telefono, torna il segnale, ecco che si riprendono e ritornano a essere socievoli e quant'altro. Questa è l'esperienza che abbiamo fatto tutti noi. Guardate, alle 3 del pomeriggio vi si scarica il telefono, alle 3 o alle 4 si scarica e andate in giro in ufficio limusinando un caricatore, perché se da quell'ora fino a quando tornate a casa il vostro telefono non funziona, è una sensazione di sempre di perdere la vostra vita, improvvisamente perde di significato. Cosa potrà mai succedere? Anni e anni senza assolutamente nessun telefono, senza poter essere rintracciati, eppure nulla di grave succedeva. Oggi, se si ferma, se non abbiamo la possibilità di essere contattati, tutto diventa difficile. Quanti spengono il telefono di notte? Quanti di notte non tengono questo telefono vicino al comodino acceso? Quanti il mattino, invece che dare il bacio alla moglie o al marito, guardano se hanno ricevuto messaggi e si aggiornano immediatamente? Sono gesti di una banalità incredibile che però ci fanno vedere quanto ormai anche questi comportamenti, ripeto, socialmente totalmente accettati, stanno modificando la nostra vita. Quindi entriamo in un mondo di nuove dipendenze in cui l'oggetto non è più una sostanza, ma diventa un comportamento, un'attività lecita. Ecco perché si parla di dipendenze comportamentali. Per la maggior parte dei soggetti queste sono attività assolutamente normali. Non sono venuto a dirvi che la tecnologia non è buona, ci mancherebbe, è splendente le potenzialità che la tecnologia offre. Il problema è restare fruitori, utilizzatori. E chi è utilizzatore vuol dire che la utilizza per tutte le caratteristiche buone che ha, ma quando non c'è o non serve, eccetera, è capace anche a farne a meno. Comunque la sua vita resta ugualmente splendente. Classificando, guardate, due grandi categorie, quindi una dipendenza da sostanze, le droghe, l'alcol, il cibo, i farmaci, e potremmo andare avanti, e le dipendenze comportamentali, da internet, da gioco d'azzardo, affettiva, sessuale, lo shopping compulsivo, la dipendenza dal lavoro, dall'attività e così via. Ecco che, perché vi dicevo che stasera giochiamo a collocarsi, perché in fondo vedrete che ognuno scoprirà che in qualche modo non è proprio così esente da queste dipendenze. La sindrome è unica, i sintomi sono in qualche modo sovrapponibili. Qual è la differenza? La differenza è l'oggetto che caratterizza la dipendenza, quindi la differenza si trova soltanto lì. Perché? Perché i sintomi che si osservano sono sostanzialmente sovrapponibili. Vi ho portato un filmato, 5 minuti dura, quindi ci vuole un po' di attenzione, di una semplicità incredibile, però vi assicuro che in questo filmato, che spero adesso parta senza grandi problemi, mi sostituisce nella relazione che faccio, perché qui sono assolutamente ben riassunti, solo in termini di immagini, quello che poi io ci metterò un po' più di tempo a raccontare. Vediamo se va tutto bene. Se la studia bene, guarda. Thank you.
e che adesso le cadute cominciano a essere più rovinose per lui. Ok, pensando di trovare molti anche ragazzi, è andato bene fino adesso. Cosa ne aveva colpito di questo video? Vediamo se qualcuno è coraggioso. Cos'è che, diciamo, non c'era l'audio, non vi ha aiutato da sentire che si muoveva e quant'altro, però ci sono degli elementi a mio parere che emergono in modo estremamente chiaro. Vediamo se c'è qualche coraggioso tra voi che dice qualche cosa, che in qualche modo l'ha colpito, che ha osservato. Provava questa cosa piacevole. Esatto, provava piacere in questa cosa che assumeva. Che all'inizio non si è fidato, non l'ha toccata e quindi è andato avanti. Dopodiché dice provo, vediamo, gli è piaciuta e andando avanti correva per andarla a prendere. Quindi sempre più vi amplifico, molto bravo. Quindi prova questa, la parola viene. La vede però in fondo all'inizio, non la prova neanche. La seconda volta è incuriosito e decide di provarla. E l'effetto è interessante, vola all'altezza incredibile, l'effetto dura anche molto, il piacere che si vede, tanto è vero che la seconda volta, pur camminando, però è interessato di riprovare ancora l'effetto. La ritrova, sa che è una cosa che gli dà piacere, ecco che la riprova subito. Salta, il salto comincia a diventare un pochettino meno alto, dura un pochettino meno tempo, dopo comincia a correre per arrivare, dal colore che aveva diventa sempre più scuro, finché dopo anche tutto il panorama diventa molto più scuro e così via. Bene, perché vi dicevo che in fondo qui c'è tutto? Perché tutte le caratteristiche della dipendenza lì sono, in quel filmato sono ritrovate, in quel filmato che trovate in internet, quindi lo potrete vedere quando volete. L'effetto della sostanza dura meno, il desiderio di assumerlo aumenta, cade, si fa male, anche questo è un aspetto, no? A un certo punto si accorge che cade, che questa cosa gli comincia a dare dei problemi, fisicamente cambia, l'ambiente circostanza si scurisce. L'incontro, no? Il primo incontro, è interessante perché i nostri figli conoscono le sostanze, ne parlano a scuola, ne sentono parlare, quant'altro, quindi quando le incontrano non è che sia proprio un estraneo, la conoscono. Ma di fondo, magari o perché non è il tempo, perché hanno una famiglia alle spalle che li ha in qualche modo messi bene, gli ha spiegato bene quelle che potrebbero essere le difficoltà e quant'altro, oppure stanno vivendo un momento anche piacevole della loro vita, per cui quello è un incontro che fanno, però è qualche cosa di cui non sentono assolutamente bisogno. È curioso però che si gira a guardare, in fondo è incuriosito, guardate che molte volte facciamo veramente fatica come genitori a cercare di cogliere come è meglio informare i nostri figli anche sull'uso delle sostanze. E quando ho preparato qualche tempo fa questa presentazione, il conto dove dovevo andare a fare, avevo detto proprio loro, evitiamo di fare una carrellata di effetti delle sostanze stupefacenti, perché rischio di indurre chi mi ascolta, erano previsti un centinaio di ragazzi, a voler sperimentare gli effetti che gli vado raccontando.
perché siamo in questo tempo, non so se avete mai sentito che è stata fatta una pubblicità Progresso abbastanza interessante, no? Di quel ragazzo che prima di salire sul pullman per una gita scolastica prende uno spacciatore, prende una sostanza di una sete e se la mette in tasca. Sale sul pullman vicino alla sua fidanzata, si addormenta e dormendo sogna una scena nella quale la sua fidanzata gli si avvicina e si trasforma in un mostro terrificante, tanto è vero che lui si spaventa al punto tale che, arrivati da dove dovevano andare, scende dal pullman, prende la sostanza e la butta via perché capisce quello che poteva succedere. Quella pubblicità ha dovuto ritirarla e farla vedere, mostrarla il meno possibile, perché l'effetto è stato che andavano in giro chiedendo quale fosse quella sostanza che permetteva di vedere trasformarsi le persone. Questo per cogliere che oggi non è più tempo di raccontare gli effetti che si fanno, ma è meglio parlare in fondo di dipendenze, andando a coglierne quelli che sono gli aspetti più importanti. Un altro è la volontà. Perché non ce la possiamo raccontare? Quando poi decide di provare la sostanza, la decide perché ha deciso di provarla, prova perché ha deciso di provarla. Perché su questa cosa è necessario essere molto chiari. Mi è incuriosito questo diario di un rave, queste feste che vengono organizzate tramite internet, in cui molti ragazzi si trovano, in cui di fondo del divertimento è molto spesso accompagnato da una moltitudine di sostanze stupefacenti e alcol. Questo scrive: ho provato anch'io, ma era solo per istinto. Il termine istinto è un qualche cosa che non fa parte dell'essere umano, è un qualche cosa che riguarda esclusivamente gli animali. L'animale agisce per istinto, l'uomo no. L'uomo agisce sempre per volontà, l'uomo è un essere pulsionale. Noi agiamo perché abbiamo deciso di fare quella cosa. L'animale no. Se noi, l'essere umano, fosse un istintuale, se mio figlio viene a casa e mi dice che ha fatto per istinto una cosa, io non posso credergli, perché se fosse vero che noi possiamo agire per istinto, io posso decidere di uccidere una persona, poi dirò il signor giudice mi perdoni, io l'ho fatto per istinto, che colpa ho? Se in fondo l'istinto non può essere governato dalla volontà, io sono immediatamente scagionato. Non è così, per l'uomo ha una responsabilità nel gesto che compie, poi ci possono essere più o meno le attenuanti, ma la responsabilità resta. Perché? Perché noi siamo soggetti pulsionali, agiamo per volontà, quindi l'atto che facciamo lo facciamo per volontà. Quindi è importante in fondo cogliere che siamo soggetti quando decidono di fare una cosa la fanno perché hanno pensato di farla, e la volontà è un qualche cosa che va educata. Come si educa la volontà ai nostri figli? Insegnandogli a fare le cose. Un bambino di 8-9 anni può fare il letto di casa sua prima di andare a scuola, può sparecchiare la tavola quando sono finite, poi gli si può affidare un compito, perché questo educa la sua volontà. Questo è un aiuto che le possiamo dare per farlo diventare una persona un po' più responsabile. Quindi anche tutte le occasioni piccole come genitori che abbiamo per educare i nostri figli a esercitare la loro volontà, a fare una cosa piuttosto che a rinunciare di farla, questo è un bene che gli facciamo. Chiaro che educare in tal senso costa enormemente di più che fare il letto, che ci mettiamo molto meno perché lo facciamo anche meglio, che sparecchiare lo facciamo molto più in fretta e non dobbiamo dire vabbè perché questa l'hai messa qui che tutte le sere la metti nel posto sbagliato. Quindi educare in tal senso costa, ma di fondo stiamo in qualche modo rinforzando la volontà dei nostri figli, e in quell'occasione diventa importante. Ciascuno, dice Giacomo nella sua lettera, piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Quindi non possiamo nasconderci, tutti quanti siamo tentati dallo sperimentare, dal provare un qualche cosa che ci può portare piacere. San Paolo diceva: io so infatti che in me, nella mia carne, non abita il bene, c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Questo perché? Questo ci deve mettere sempre in attenzione di fronte alle cose, anche il pensare di poter sempre essere capaci di affrontare la situazione, anche quando potenzialmente può recarsi anche un grosso danno, è un atteggiamento immaturo. No? San Paolo insegna: fuggi le tentazioni. Quando ti trovi in una situazione nella quale potresti poi cadere, scappa, no? Vattene via, liberati da quella situazione, non cerca di non trovarti, perché non hai sempre la certezza poi in quella situazione di riuscire a esercitare completamente la tua volontà. Chi
chiaro che è volontà, però ci sono situazioni nelle quali è più difficile mettere, esercitarla questa volontà. Se i ragazzi frequentano compagnie nelle quali l'uso di sostanze è condiviso, nelle quali ci sono magari situazioni familiari molto di grandissima sofferenza, famiglie con genitori in grande conflitto, divisi e quant'altro, insomma è chiaro che ci sono delle situazioni nelle quali poi cercare vita nelle sostanze diventa molto più semplice. Altro aspetto è la gratificazione, quando tu provi e quando prova la sostanza prova un effetto di piacere, no? Sta bene e lo si vede che un piaciuto addirittura si gira per guardare la bellezza della cosa che ha provato. La compulsività, l'incapacità quindi a resistere nel tempo, la volontà viene meno e poi vi racconterò perché cosa succede. Il craving, questa sensazione di intenso desiderio che precede l'assunzione e poi il buio. Fate caso che il panorama diventa sempre più buio. Se una persona comincia a diventare dipendente, dipendente da sostanze, la sua testa piano piano vedrà soltanto la sostanza, non se prima in qualche modo magari fai uso della sostanza perché hai la necessità di entrare in relazione con più facilità con le persone con le quali esce, dopo poco tempo ecco che le persone non esistono più, esisti soltanto tu e la sostanza, lo sguardo diventa molto più stretto, hai bisogno di assumerla, per cui hai bisogno di soldi, chiedi soldi al datore di lavoro, poi perdi il lavoro, poi indebiti la famiglia, poi perdi anche la famiglia, poi quando hai perso tutto quanto ecco che prendi consapevolezza del problema e poi vai a chiedere aiuto. Cosa succede nel cervello? Perché se riusciamo a cogliere, spero di raccontarlo nel modo più semplice possibile, se riusciamo a cogliere quello che succede nel cervello con le dipendenze, dipendenze da sostanze, io sono convinto che il modo che abbiamo di educare i nostri figli già da questa sera può cambiare. Due sono i meccanismi che vengono alterati. Il meccanismo, no? Il meccanismi cerebrali che sono chiamati in causa, quello che regola la motivazione e quello che regola la gratificazione. La motivazione e la gratificazione sono controllate da aree cerebrali che si trovano nel sistema limbico attraverso due vie neurotrasmettoriali, il sistema dopaminergico e il sistema oppioide. Sistema dopaminergico che cos'è? Quello che controlla la spinta motivazionale per cercare lo stimolo gratificante, no? Per cercare quella cosa dalla quale poi io trarrò piacere, sistema dopaminergico. Poi c'è un sistema oppioide che controlla invece i processi di gratificazione, quelli che sono conseguenti all'uso della sostanza. Cerchiamo di semplificare ancora di più, adesso ci viene servito un dolce come questo, no? A ognuno di noi, penso che l'orario sia anche giusto, un dolce abbastanza interessante. Di fronte a un dolce come questo, ecco che si attiva la trasmissione dopaminergica, quello che vi dicevo prima, il sistema limbico, soltanto nel guardarlo. È interessante il desiderio di provare questo dolce, penso che interessi la quasi totalità delle persone presenti. Assaggiamo questo dolce, anche fatto molto bene, ecco che sperimentiamo la bontà di questo, la gratificazione va al massimo, ecco dove gioca il sistema oppioide. L'azione sulla corteccia cerebrale che si costruisce in questo momento porta poi al desiderio di ripetere quell'esperienza, no? Perché è un'esperienza che ci ha fatto stare bene. Speriamo che ogni volta che fanno gli incontri, anche nella prossima serata, a quel punto qua arrivi quel dolce qui perché è buono. Vedrete che i numeri di partecipanti raddoppiano. Si parla di circuito della ricompensa, tanto più un'azione è gratificante, tanto più essa tende ad essere ripetuta nel tempo. Questo meccanismo, questo circuito della ricompensa è quello che ci tiene al mondo, quello che fa sì che una specie si conservi. Se ci siamo ancora dopo tantissimi anni è proprio grazie a questo meccanismo. Cosa sono gli stimoli primari? Sono quegli stimoli che sono necessari per garantire una specie, la ricerca del cibo, dell'acqua, il sesso, la cura della prole. Noi perché mangiamo? Perché non mangiamo più volte al giorno? Perché non ci siamo ancora stancati di mangiare? Perché questo meccanismo, come semplicità incredibile, si è mantenuto e si perpetua nel tempo. Se non fosse così, è chiaro che smetteremmo di mangiare e l'essere umano non esisterebbe più. Le sostanze d'abuso cosa fanno? Sono dei surrogati di quegli stimoli primari, quindi di quelle cose che ci tengono al mondo, quindi vanno a enfatizzare gli effetti che questi stimoli primari determinano. Okay, se gli stimoli primari ci tengono al mondo, le sostanze vanno a enfatizzare questi effetti, quindi il desiderio e la gratificazione.
hanno, infatti si dice, hanno spiccate proprietà cognitivo-incentive. Ora, il cervello, vedete qua, che ha i suoi lavori in corso, gli studi ormai sono abbastanza concordi, le ricerche neurobiologiche, nel dire che il cervello finisce il suo processo di maturazione intorno ai 20-21 anni. Non è che quando nasciamo tutto è pronto, tutto è finito, il lavoro è fatto. È un qualche cosa che si costruisce. Quindi è un qualche cosa che si può costruire in modo armonico, è un qualche cosa che possiamo disturbare nella sua costruzione, no? Se mettiamo in atto determinati comportamenti. Durante l'adolescenza, quindi, il cervello non è ancora completamente strutturato. La dipendenza da sostanze in comportamenti additivi in questo tempo diventano pericolosissimi. Perché? Perché mentre ci sono i lavori in corso, ecco che arrivano queste sostanze che sul cervello agiscono e sono in grado di determinare delle conseguenze in modo assolutamente semplice. Particolare importanza l'incompleto sviluppo della corteccia frontale e prefrontale, che è una corteccia dell'area cerebrale. Che cosa fa? Guardate cosa fa questa sostanza. Il controlla gli impulsi, le emozioni, la consapevolezza delle nostre azioni e processi decisionali. Se si organizza, se matura in modo armonico e come è previsto entro i 22 anni senza grandi intoppi, ecco che non avremo poi grandi problemi nel controllo degli impulsi, delle emozioni, nella capacità di prendere decisioni e quant'altro. Se invece succede qualche cosa che va a danneggiare, va a rendere incompleta la maturazione di quest'area, ecco che invece qualcosa succede. E se voi conoscete, se in fondo conosciamo e leggiamo i giornali e quant'altro, non ci stupisce che dal pronto soccorso del Gaslini dal 2008 al 2015 sono stati 353 casi di accesso per patologie legate all'aggressività negli adolescenti. Gli adolescenti con disturbi psichiatrici stanno aumentando. Ma guardate che semplicità, un qualche cosa che si sta strutturando, entra il meccanismo della sostanza e la dipendenza che inizia in età precocissima, 13, 14, 15 anni, va a alterare un processo armonico che non diventa più armonico, un'area che serve per far sì che certe cose non succedano, non si completa, non matura completamente, e questi sono gli effetti, ma di fronte ai quali è anche difficile provare grande stupore. E allora il papà che dice non riconosco più mio figlio, è diventato aggressivo, arrabbiato e violento, cosa devo fare? Ecco che forse una risposta può essere anche questa qui. Chiaro che quando uno è più grande è difficile, quando anche, parleremo dopo ma ve lo anticipo anche adesso, se mio figlio, il mio primo figlio, ho quattro figli, il primo maschio e poi ho tre figli, il maschio ha 15 anni, se io di fondo penso di aiutarlo prendendo la PlayStation, no? Perché magari non riesce più a liberarsene, rompendole davanti agli occhi, dicendo tu adesso non la usi più, se questo intervento lo faccio quando ho 15 o 16 anni, l'efficacia rasenta lo zero. Perché ormai tutto questo meccanismo si è strutturato e i suoi danni li ha già dati, dovrò aiutarlo in tutt'altro modo, non chiedere l'aiuto di esperti, di persone che queste cose fortunatamente le trattano, ma l'essere eccessivo, prendere, spaccare, mostrare con la potenza del ruolo genitoriale non è più tempo. Avrei fatto meglio quando ero più piccolo, sì, lasciarlo giocare, ma dargli un tempo, e quel tempo, su quel tempo non perdere mai l'attenzione. Si gioca per 30 minuti, punto. Ok? Perché se questo faccio, se lui resta un fruitore, lo aiuto a diventare grande, a utilizzare la tecnologia, per lo splendore che la tecnologia. Se non faccio questo, è chiaro che se poi pretendo di intervenire quando è troppo tardi o di stupirmi, è violento, è aggressivo, cosa devo fare? Forse è un po' troppo tardi per prenderne consapevolezza. Il craving, quello che vi facevo vedere prima, quel famoso intenso desiderio, quello che faceva correre quel pupazzetto là nella ricerca della sostanza, cosa succede a livello cerebrale? L'uso delle sostanze nel tempo è sostenuto da cambiamenti dei neuroni neuronali e dal persistente desiderio che comporta un persistente desiderio assumere questa sostanza. La dipendenza in qualche modo, mi piace, passi il concetto che diventa un qualche cosa che si automantiene. Ci sono delle modificazioni tali per cui il circuito va avanti da solo. Se siamo partiti con una volontà, questa volontà poi viene via via meno, il meccanismo gira assolutamente da solo, ormai la dipendenza si è innescata. Perché questo?
vedete qua che è una risposta automatica ed è tutto involontaria dell'organismo. Perché? Perché la ricaduta nelle sostanze, perché? Perché c'è stato un riarrangiamento plastico del cervello, si è modificato. È chiaro che questo ci permette di cogliere anche il senso dell'astinenza, altra caratteristica delle dipendenze. Senza la sostanza sto male, ho un cervello che ormai funziona in un altro modo, e quindi se quella sostanza viene meno, quello che mi si determina è un disagio. Così come la tolleranza, se per stare, per provare lo stesso piacere ho bisogno di aumentare la sostanza. Nel filmato si vedeva che l'effetto era sempre minore, alla fine addirittura non prende neanche più il volo. È chiaro che uno che invece ha bene memoria della gratificazione, dello splendore del provare quella sostanza, desidera fare il primo salto, e quindi per farlo avrà bisogno di aumentare la quantità della sostanza. Cannabis light o no, veramente un passaggio velocissimo. Sapete che adesso, vi lo dicevo prima, no? C'è questa commercializzazione di questi prodotti che contengono il THC in una percentuale anche abbastanza piccola. Vi ho fatto vedere prima il parere dell'Istituto Superiore della Sanità, che dice che non è buona cosa che in fondo queste sostanze vengano commercializzate, perché ci sono una serie di motivi che fanno cogliere che non sia possibile controllare l'effettivo effetto e la dose che il soggetto effettivamente assume. Questo Massimo Barra, che è un fondatore della comunità Recupero Villa Maraini, scrive: disquisire intorno al limite dello 0,6% per il THC è assolutamente irrilevante, è estremamente pericoloso tutto ciò che attenta il sistema nervoso centrale, che è la parte più raffinata e differenziata del corpo, nonché la più delicata. Ed essendo lui di Roma, in modo molto semplice dice, insomma, se la gente consuma la cannabis light è perché gli piace, e se gli piace vuol dire che ha un effetto psicoattivo. Altro dire che è troppo poco, cioè talmente poco non ha effetto, quindi possiamo stare tranquilli e quant'altro. Se in fondo io vado e assumo sempre quella sostanza, è chiaro che ne voglio, quando l'assumo provo una sensazione di benessere, se no ne cercherei assolutamente un'altra. Quindi lui dice, possiamo chiamarla light in qualunque altro modo, sempre di droga si tratta. È anche curioso che qui in internet trovate questa proposta di legge di un gruppo interparlamentare, quindi che interessa anche più parlamentari di partiti differenti, no? Che pensa alla come la liberalizzazione della marijuana, e tra le caratteristiche si parla del possesso, si dice che deve essere consentito una modica quantità per uso ricreativo, 15 grammi a casa e 5 grammi fuori casa, poi si parla di autocoltivazione, eccetera. Vi voglio far pensare al termine ricreativo. Ricreativo vuol dire ricreare, fare nuovi. Allora vuol dire che se io assumo quella sostanza mi faccio nuovo. Se voi avete visto ancora uno che assume THC e vi sembra che sia un soggetto nuovo, mi dovete convincere di dove sta la novità. A me sembra che in fondo non porti a un qualche cosa di nuovo. È chiaro che il messaggio che i mass media fanno passare nel termine ricreativo invece serve in fondo per minimizzare l'effetto, serve per far sì che noi possiamo accettare questa cosa. E se non ne siamo abbastanza convinti, ecco che ci mettono il discorso della terapia. Viene utilizzata a fini terapeutici. Andiamo a vedere le persone che utilizzano queste sostanze in che condizioni stanno. E poi che cosa cura? La terapia di che cosa? Lo utilizzano per il dolore? Se te non stai curando niente, stai cercando di alleviare un sintomo in un soggetto che sta particolarmente male. Però di fondo, se ancora uno dice no, ma anche la terapia no, non basta, non è questo, ecco qui la prevenzione. Guardate qua, peccato che non si può vedere lì, i proventi derivati dalla legalizzazione di questa sostanza verranno utilizzati per il Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga. Ah, geniale! Quello che guadagneremo vendendo, commercializzando, legalizzando la cannabis, lo utilizzeremo per combattere la droga, follia. No? E di fondo noi tutti sorridenti, bravi, questi negozi con i simboli della marijuana ci sono ovunque, li avete già visti. Quanti di noi si sono innervositi, hanno suonato il clacson, sono scesi, in qualche modo hanno provato sofferenza. Facciamo fatica. Ma se noi che siamo grandi, siamo vaccinati, in fondo queste cose poco hanno effetto su di noi.
mia figlia, l'ultima 8 anni, che gira la testa e vede quell'immagine, per lei entra con una naturalità incredibile. Ok, quello che per me era qualche cosa che i miei genitori mi presentavano come pericoloso, da star lontano, attenzione, come dicevano, diventa un qualche cosa per la quale convincerla diventa enormemente più difficile. È interessante anche questo, un aspetto, visto che non ci sono molti adolescenti, ve lo dico, se no l'avrei saltato, che questi prodotti, perché sono curiosi, perché vengono commercializzati e negli stessi negozi, piuttosto che in rete, in internet, senza nessun problema, vendono degli estrattori che attraverso l'utilizzo del gas butano permettono di estrarre principio attivo. Quindi io compro 30 grammi di prodotto, io vi leggo quello che ho scritto in questo articolo, 15 minuti, tanti ne bastano per ottenere comodamente in casa un quantitativo pari a una canna con appena 20-30 grammi di prodotto grezzo acquistato negli shop appositi, in negozi di alimentazione naturale. È sufficiente poi un estrattore acquistabile a pochi euro su internet, il gas butano, il quale viene utilizzato per gli accendini, ad esempio i fornelletti da campo, e seguire le istruzioni e rintracciarli sul web. Quindi io riesco a estrarre da questi prodotti venduti tranquillamente la quantità di THC che mi serve per avere l'effetto stupefacente. E allora noi stiamo consentendo che dei negozi siano tranquillamente aperti e stiamo consentendo la commercializzazione di questi estrattori, stiamo facendo usare il butano a delle persone che non sanno neanche niente come si usa, e poi, se leggete ancora, trovate che alcune cantine saltano per aria perché il butano è un gas pesante, scende, dico, lo sa mio figlio che il gas butano scende, e allora poi vai in cantina, accendi la luce, salti per aria o ti salta il dito. Tutto questo, ripeto, perché invece di guardare al bene delle persone, si guarda al bene di chi guadagna dietro la commercializzazione di queste sostanze, e purtroppo molto spesso trova anche noi indifferenti, non capaci più a fare una opposizione attiva a tutto questo. La dipendenza da alcol, perché si beve? Perché i ragazzi stanno diventando i famosi consumatori occasionali del fine settimana. Le visito di ragazzi nella mia quotidianità, e spesso quando gli chiedo sumi alcolici, nessuno più beve. Non c'è più, quando visito uno per qualche anno in più mi dice, dottore, uno o due bicchieri la sera, assolutamente. Invece adesso ti dicono venerdì e sabato, in quantità che non vi specificano, però il venerdì e il sabato. Perché si vede? Perché in questo modo ti senti più sicuro, parli con più, sei più sciolto nel parlare, sei meno timido, e quindi nel fondo in un gruppo hai più, sei più performante. E torniamo sempre al punto di prima. Se il rapporto osservatorio sulla salute si dice che nel 2016 in Italia aumentano i suicidi e il consumo di antidepressivi. Siamo un paese sempre più dipendente da farmaci. In Italia dal 2000 oggi il consumo di farmaci è aumentato del 60%. Non siamo più capaci di essere felici senza la chimica, senza un aiuto. La dipendenza dal cibo, mi sono sempre chiesto perché quando in qualche occasione si va a mangiare in queste grandi catene, sono i figli, sono così contenti. Tu gli puoi fare il prato più prelibato, ma non hanno lo stesso entusiasmo che hanno quando si va in queste grandi catene dove mangi un panino che contiene una montagna di calorie, no? E in fondo cosa succede? Succede quel meccanismo che vi ho raccontato prima, liberano molto dopamina, questo lo vuole la felicità, la gratificazione va a 1000 e tu gli voglia ritornare. Semplicissimo, ho una bomba di calorie, un effetto euforico, ma guarda che bello, e a casa è chiaro che la mamma quando fa mangiare non pompa così tanto, non vuole distruggere i figli, ma se li cominciassimo a portare tutti i giorni, qualcosa succede. Dipendenze senza sostanze, vado verso la fine, chiaramente vi do un accenno, perché non c'è tempo per entrare in merito a tutto. Dipendenza da videogiochi, mi ha incuriosito questa mamma, che chiama la polizia perché il figlio dopo 12 ore non smetteva di giocare ai videogiochi, no? E quindi ha addirittura bisogno delle forze dell'ordine per far interrompere questa abitudine al figlio. Ma la domanda che uno viene, perché? Perché sta lì? Perché gioca? E gioca perché in fondo sfida, sta sfidando, soprattutto i maschi hanno più questo problema, ma la stima del maschio viene per sfida, sfida suo cugino, suo fratello, suo compagno di scuola. Una volta che ha vinto la sfida, ha più stima in se stesso. La femmina non è così, la femmina ha bisogno di relazione. Quante volte noi papà facciamo fatica a dire brava a nostro figlio, a nostra figlia, se fa qualsiasi cosa, no? Perché in fondo ci sembra quasi scontato che sia brava.
il maschio ne ha meno bisogno, la femmina ne ha bisogno tantissimo, no? E se noi gli diciamo brava, gli rinforziamo la prestazione nella quale ha fatto dicendo caspita guarda che brava che sei stata, gli regaliamo un aumento della stima e sta sicuramente meglio. Quindi questi ragazzi stanno davanti al videogioco perché se vincono hanno desiderio di fare una sfida ancora maggiore e quindi di aumentare l'asticella. Se perdono non possono accettare la sconfitta e quindi si rimettono in gioco per riscattarsi da quella situazione. Cos'è che succede però? Succede che nel tempo poi il rendimento scolastico viene meno perché l'attenzione si sposta solo sul videogioco, il pensiero va solo lì, sulla PlayStation o su tutti i videogiochi che esistono, sbaglio a nominare uno o quell'altro, che ripeto sono delle cose splendenti, la tecnologia permette di fare delle esperienze meravigliose, il problema è esserne fruitore o esserne dipendente. Se sei fruitore, ma non c'è neanche da pensare di non farli entrare nelle case, di farle barricate, il problema è sapere dosarne l'utilizzo. Dicevo, non pensa più a nient'altro che a quello, quindi il rendimento scolastico viene meno, in famiglia diventa più silenzioso, diventa più aggressivo, diventa più isolato e finché dopo cominciano anche a arrivare i vari sintomi dell'astinenza, della dipendenza, il mal di testa, la stanchezza, il mal agli occhi e così via. La dipendenza dal gioco, anche questo è interessante, in fondo in una società nella quale sei, conti se hai, in funzione di quello che hai, qual è il meccanismo più bello e più facile se non quello di giocare, di giocare, no? Di mettere pochi euro per vincere tantissimi. Se io investo poco e posso vincere tanto, con quel tanto posso prendere molto, è chiaro che la mia vita precomincia a essere una vita dignitosa. Perché? Perché io ho le cose e quindi gli altri che valutano la mia statura, il mio essere persona in funzione di quello che ho, non possono altro che contemplarmi, perché io posso tanto. E allora nel gioco si entra con una facilità incredibile. Giochi, no? E dopo anche qui, come un po' succede nei videogiochi, poi il meccanismo è sempre lo stesso e non ve lo ripeto, i giocatori cominciano a indebitarsi e chiedono soldi al datore, ma anche i datori di lavoro che vivono nel caso medico del lavoro nella mia quotidianità, quante volte i datori di lavoro mi dicono questo dipendente continua a chiedermi soldi, mi chiede sempre più soldi. Perché? Perché il problema è ho bisogno di giocare perché finalmente vinco, perché la mia vita adesso avrà una svolta. Dopo me arrivano i debiti e allora comincia a pensare di giocare di più per cercare di fare in modo di riscattarti, no? Di migliorare la tua situazione. Le cose vanno male, il matrimonio salta, allora hai bisogno di cominciare a fare anche degli atti illeciti, cominciare a rubare, di appropriarti di ricchezze e così via. Dopodiché le dipendenze si sommano perché cominci anche a bere, cominci a fare anche altre cose, perché ormai cominci a accorgerti che stai toccando il fondo quando diventa tutto buio, quando questa adrenalina che ti fa desiderare giocare comincia a venire meno, finché si arrivano poi i pensieri più negativi, i tentativi di suicidio, no? E punto nel quale ecco che l'aiuto può cominciare a diventare efficace. Finché una persona non ne prende consapevolezza è molto difficile aiutarla. Perché? Perché sempre nella testa c'è la risposta è esco quando voglio, smetto quando voglio. Nella quotidianità faccio delle trade in test per dare l'ok all'utilizzo della guida dei camion, all'utilizzo del muletto in aziende, eccetera. Quante volte purtroppo trovo riscontro l'utilizzo delle urine, trovo l'uso di cocaina, la no, sostanza cocaina, la risposta che sempre mi viene data, no, guardi, ogni tanto smetto quando voglio, e la serata con gli amici smetto quando voglio. Sappiamo tutti che non è così, smetti quando voglio, non è vero, smetterai soltanto quando ormai non hai più alcuna possibilità, quando ormai hai distrutto tutto. Dipendenza dalla TV, l'abuso, sì, di abuso di televisione si parla dopo le 3 ore al giorno. In un'epoca nella quale i nostri figli hanno a disposizione diversi tipi di schermo, diversi tipi di informazioni digitali, bisogna stare un po' attenti, 30 sono i minuti per i quali i nostri figli dovrebbero utilizzare queste cose. È chiaro che se utilizza il telefono per 30 minuti il tempo è finito, non è che 30 questo, 30 l'iPad, 30 la televisione, 30 e andiamo avanti, buongiorno. Il problema qual è? Che tante volte siamo stanchi,
anche, abbiamo qualcuno magari a cena, dobbiamo chiacchierare, dobbiamo parlare di cose importanti, allora forse è più facile spegnere i nostri figli dandogli uno schermo in mano e lasciandolo lì così, perché noi dobbiamo fare le cose importanti e intanto qui sta lì, il meccanismo comincia a mettersi in atto. È chiaro che l'utilizzo della televisione, il guardare la televisione porta anche a conoscere una realtà che non è, che è sfalsata, che non è vera, e quindi dopo quando crescono fanno fatica a discernere tra ciò che è vero e ciò che invece è finzione. Altra cosa è che questi schermi sicuramente non favorizzano la socializzazione. Non so se è una cosa che state vivendo anche voi come genitori. Quando io avevo 15 anni, i miei genitori o 16 anni mi dicevano stai a casa oggi, mi domandavano ma stasera stai a casa, almeno stasera. Io alle volte il venerdì devo dire a mio figlio ma esci domenica, fai qualcosa, non esce, non ne ha bisogno, ma lui ormai ha le sue cose, gestisce il suo tempo, non ne ha completamente bisogno. Cominciamo con mia moglie a preoccuparci, insomma, cosa si deve fare? Vado alla riunione a scuola dei genitori, in cui ho la possibilità di incontrare altri che hanno, sono genitori di età dei nostri figli, è lo stesso problema. Tutti a domandarsi come facciamo a farli uscire? Non riusciamo a farli incontrare. È follia. Noi genitori dobbiamo preoccuparci di creare relazioni. Perché? Perché ormai oggi la tecnologia basta a se stessa. No? Ci sono tutte queste relazioni virtuali e non c'è più desiderio di una relazione reale. Andate a mangiare a mezzogiorno in un qualsiasi locale, trovate colleghi dello stesso ufficio, ognuno davanti al proprio telefono, che non si parlano. Vedete che questa è una scena che non interessa anche gli altri, interessa anche noi, che magari andiamo a cena con il nostro telefonino in parte, ed è più importante rispondere all'amico, al collega, eccetera, che parlare con i nostri figli per il tempo che ci è dato di stare con loro. La dipendenza da internet, no? Il fatto che oggi ormai siamo dipendenti dalla rete, nella quale troviamo tutto quello che di fondo ci serve per la nostra quotidianità. Avevo anticipato prima il problema del fatto che se non c'è più rete si ha una vera e propria crisi di astinenza, il soggetto sta male, la sua esistenza perde di significato. La dipendenza dal cellulare, anche qui ogni tanto vi ricordo la bellezza della tecnologia, in fondo dal cellulare si dà sicurezza, no? Siamo sempre rintracciabili, in fondo io adesso torno a casa, mia moglie se ha bisogno mi contatta, io posso parlare con lei, che bello. Mi ha colpito una volta una mamma che mi fa vedere il telefono con una cartina, ho cercato di mimarla lì e mi dice guardi un po', mia figlia adesso è qui, mio marito è qui, l'equalizzata, sapeva dove erano, tutti e due, abbiamo comprato tutti lo stesso telefono così riusciamo a sapere dove siamo. Cioè, non sapevo se abbracciarla con profondo affetto, perché era convinta che fosse una cosa buona, pensare che io esco e c'è la telecamera e che mi segue continuamente, ma che bello, quanta fiducia crescerà il mio figlio che sa che lo sto guardando in qualsiasi posto si trovi. Il cellulare, che cos'ha? Il problema dell'incapacità a relazionarsi l'abbiamo vista, capacissimi di fare qualsiasi cosa con questi strumenti, ma se gli dici telefona tu, hai bisogno di una cosa, telefona. Questa cosa bisogna farla con i figli, non chiamano, chiama tu devono andare a fare un acquisto, non andava bene, devono chiamare la garanzia, parla tu, di tu il problema che c'è, o non ce la fanno. Vi vedete, si paralizzano, eppure quando invece hai in mano questi strumenti hanno una capacità incredibile. Il telefono ci ha portato anche al tutto subito. Adesso qualsiasi dubbio possa venire a chiunque di voi su qualsiasi tematica, voi me la ponete, io cerco la risposta. Potrà essere più o meno attendibile perché la rete non è fonte di verità, però io posso darvi subito la risposta. Un tempo bisognava perdere del tempo, andare a cercare la fonte, eccetera, insomma si perdeva il tempo a cercare. Oggi invece tutto è immediatamente disponibile e questo senz'altro non è un bene. Se vogliamo anche qui un'indicazione pratica educando i nostri figli, vogliono fare un acquisto, vogliono comprare qualcosa e cercano anche di convincere, sono formidabili quando ci dicono tutte le caratteristiche del bene che vogliono acquistare. Bene, una strategia che potrebbe essere messa in atto è quella di dire ok, la vuoi comprare, magari non la comprerei, io so già che non serve a niente, lo sappiamo come genitori che fa alimentare quell'acquisto.
ma è giusto che facciano l'esperienza di avere di risparmiare dei soldi, che era meglio non risparmiarselo per comprare una cosa così inutile, perché quell'esperienza l'abbiamo fatta anche noi. Quindi allora gli si dà un tempo, prendono la mancia, sì, bene, quanto costa quel bene? Costa questi soldi? E allora vedrai che se tu metti via un tot di soldi ogni mese arriverai fra un anno, fra sei mesi, a seconda di dove vogliono arrivare, arriverai a comprarti quel bene. Ah, interessante. Innanzitutto mettono subito in discussione la reale bontà del bene che devono prendere. E se anche fanno tutto questo meccanismo, gli abbiamo salvato la vita. Costa di più questo? E sentirli borbottare tutte le volte, me lo compri, oppure compraglielo. È normale che compriamo telefoni di 1000 euro ai nostri figli, 1000 euro, 800 euro. Perché? Perché così sono come gli altri. Avete visto i telefoni? Oggi sono 1200, 1400. E li compriamo, mi piacerebbe sapere uno con uno stipendio normale, come fa? Come fai? Perché lo fa? Perché ci indebitiamo? Perché siamo convinti che se regaliamo ai nostri figli un oggetto come questo, socialmente contano, non sono presi in giro, hanno importanza, li stiamo distruggendo. Vuoi comprarlo? Allora io ti do la mancia ogni settimana, penso che fra 6 o 7 anni ce la fai. Vediamo, magari sarà anche cambiato il modello, interessante. E poi vediamo, costa molto meno dargli le cose, costa veramente molto meno che educarli. La dipendenza dal lavoro, è vero o non è vero che siamo il lavoro che facciamo? Qui anche da voi, da Brescia, questa cosa è ancora più forte, ti chiedono, ti incontrano per strada e ti dicono, come ti chiami? Mi chiamo così, che lavoro fai? Perché il lavoro che fai è caratterizzante. Se tu dici un lavoro è interessante, allora il nome, il lavoro, eccolo qua, sei un mio amico. Se già gli dici, faccio musicista, lavoro musicista. Che cos'è? Perché dopo noi abbiamo le nostre categorie mentali. È chiaro che il lavoro, invece di rappresentare un mezzo attraverso il quale noi garantiamo la sussistenza della nostra famiglia, quindi certo che è importante lavorare, certo è importante che in famiglia si dia anche importanza al lavoro, al sacrificio e quant'altro, perché diventa un mezzo attraverso il quale, se non ci fosse, non c'è neanche nulla da mangiare, se no cresciamo degli invertebrati. Ma se invece di questo diventa un qualche cosa che mi serve per accumulare, per essere sempre più forte, perché così socialmente ecco che io emergo, c'è qualche cosa che non va. Dall'essere fruitori del lavoro diventiamo dipendenti dal lavoro. C'è gente che lavora il sabato, domenica, la sera, la notte risponde alle mail. Ma non è cattive, non sono cattive queste persone, perché lo fanno? Perché ormai è così, devi esserci, no? Tu intanto bevi 5.000 litri di energy drink all'anno, quindi in qualche modo ce la puoi fare. Io ho dei lavoratori che hanno l'applicazione per andare in ditta di notte, se si ferma una macchina, si accende il telefono, gli dice che la macchina è rotta, vanno e l'accendono e così non si perde in produzione. Si stava svegli se era nato il bambino, se sta male papà o la mamma, ma sto sveglio se il tornio si ferma, sto impazzendo. Eppure questo è assolutamente tutto normale e nessuno di noi dice niente, perché è vero, perché guadagni di più, se guadagni di più socialmente sei più interessante. E questa è la regina di tutte le dipendenze, la pornografia, quella che assolutamente è la più, è quella che coinvolge il maggior numero di persone in assoluto. Attraverso la quale siamo, oh mamma mia, brutta cosa, perché in fondo però interessa anche molte più persone di quelle che pensiamo, e alle volte magari interessa anche noi. Il fenomeno in internet fa numeri spaventosi, il 60% di tutti i siti presenti è di natura pornografica, la parola sesso è la più cliccata, 300 milioni di utenti ogni giorno visitano 260 milioni di siti pornografici, ogni secondo si spendono $3.000 per comprare materiale pornografico, ogni secondo. Perché l'uomo è attratto dalla pornografia? Perché in fondo le immagini pornografiche in modo assolutamente molto rapido danno un sollievo. Io ho un problema, sono insoddisfatto, il lavoro in fondo non mi sta gratificando, la situazione non è facile, il rapporto con mia moglie richiede ogni giorno il mettersi in gioco, insomma la difficoltà anche del quotidiano. Ecco che questo mi permette di spegnere l'interruttore per un attimo, di provare un piacere, per poi ritornare di nuovo nella mia quotidianità. Ecco perché è così efficace.
Cosa succede? Così ripetiamo il meccanismo di prima e vediamo con che, cosa, che facilità proviamo piacere. Noi vediamo l'immagine pornografica, aumenta la produzione di dopamina, ci eccitiamo, la dopamina si mescola al testosterone, aumenta la frequenza cardiaca e respiratoria per effetto della noradrenalina, il messaggio viene inviato ai genitali, proviamo una tensione incredibile che poi termina con la masturbazione per l'uomo. Si prova l'orgasmo, ecco i meccanismi della gratificazione che si liberano, le endorfine, gli oppiacei, il senso di euforia e questo sostanzialmente mima quello che è l'effetto di una potente droga. Faccio un qualche cosa che mi fa stare bene e che poi mi lascia nella parte della corteccia del ricordo che è qualche cosa che mi ha fatto stare bene e poi il meccanismo lo mettiamo in gioco. Qual è il problema? Che partiamo con un'immagine minimamente provocante, poi abbiamo bisogno di andare a cercare sempre cose più importanti, no? Scene sempre più forti. È chiaro che poi non ci dobbiamo stupire se la nostra moglie diventa un oggetto, o il nostro marito diventa un oggetto, perché non solo gli uomini sono fruitori della pornografia. E allora quando uno si sente un oggetto poi scappa, perché non le piace a nessuno sentirsi un oggetto, di una dipendenza si mette in atto e con essa poi quindi anche la tolleranza. Ci sono poi la dipendenza dagli affetti, dallo shopping, shopping, mi piacerebbe sapere dello shopping, però in fondo anche questo esiste, dalle sette religiose, insomma le dipendenze sono veramente tantissime, sono in chiusura. Qual è il cuore del problema? Abbiamo detto che il tema della serata era dipende da chi dipendi, non perché c'è una dipendenza che varrebbe la pena di avere e che oggi in fondo facciamo fatica anche a far risuonare nelle assemblee e quant'altro, perché in qualche modo sempre ci vergogniamo. Nel Vangelo di Marco leggiamo che il problema, no, la sofferenza dell'uomo non è qualcosa che viene dal di fuori, no? Ma sta dentro di lui. Ciò che esce dall'uomo è quello che rende l'uomo impuro, cioè da di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male. Ratzinger scriveva in questo libro, Liberare la libertà, che l'unica via che porta alla liberazione è la completa dipendenza dall'amore, dipendenza che sarebbe poi anche la vera libertà. Quindi, rispondendo alla domanda, vuoi essere felice? La cosa che ti renderebbe felice è lo scoprire, il fare esperienza, il prendere consapevolezza che sei amato. Amato da chi? Amato da Dio, che ti ha creato, no? Dio che sta all'origine di tutto quanto, ti ha creato, ti ha pensato, ti ha voluto felice, e prendere consapevolezza di questo, essere dipendenti da questa idea, ti fa una persona completamente felice. Nello stesso libro Papa Francesco, che ha scritto la prefazione, scrive: oggi infatti più che mai si ripropone la medesima tentazione del rifiuto da ogni dipendenza dall'amore, quindi dalla dipendenza da Dio, che non sia l'amore dell'uomo per il proprio ego, per Dio e le sue voglie. Viviamo completamente chinati su noi stessi, non siamo più neanche capaci di guardare il cielo, no? Papa Francesco lo dice bene, non si può neanche più parlare di dipendenza, si rifiuta la dipendenza dall'amore, qualche cosa che non è interessante, non è palpabile. Nell'epoca della performance cosa mi stai a parlare di spiritualità che non tocco, che non provo? Ecco, invece che diventa interessante il soddisfacimento continuo delle proprie voglie e del proprio ego, meccanismo che in fondo porta alla sofferenza. I nostri figli sono sempre più soli. Il primo fattore che porta a questa sofferenza, a questa sofferenza che hanno in fondo al loro cuore, è proprio questa solitudine. Perché? Perché nel progetto iniziale di Dio, il progetto iniziale di Dio è l'idea dell'uomo in relazione. L'immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. L'immagine di Dio lo creò, scusate, maschio e femmina li creò. No? Perché in fondo nel progetto di Dio c'è il fatto che noi, per essere completamente felici, entriamo in relazione con l'altro. Aveva creato tutto, aveva creato tutti gli animali, li aveva messi a disposizione, gli aveva detto di dare il nome, ma aveva visto che in tutto questo non c'era niente che gli era simile, che gli dava questa felicità. Allora Dio crea una donna. E in quel momento lì è euforico. L'uomo dove ovviamente crea, perché noi quando succedono le cose belle dormiamo, ma quando si sveglia si vede un entusiasmo incredibile e dice: oh, finalmente ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Perché nella relazione siamo... troviamo questa felicità, e purtroppo però il tempo nel quale viviamo ci porta alla solitudine. È curioso, queste cosine qua, così meravigliose, ci portano a uscire di casa, ci
ci portano a stare in casa, a stare da soli, a non entrare in relazione. Perché? Perché se entriamo in relazione rischiamo di diventare felici. E non è quello certamente che vogliono che succeda l'esperienza che facciamo noi. L'altro grosso problema è sentirsi amati, che non riguarda solo i nostri figli, ma riguarda anche noi che siamo più grandi. L'esperienza, la certezza, la consapevolezza di essere amati. E vedete ogni tanto sulle piazze quelle persone con i cartelli abbracciami, che difficoltà, che fatica oggi abbracciare una persona, abbracciare i nostri figli e trovare un contatto, che fatica, questa trovare relazioni in tal senso. È chiaro che questa fatica poi si traduce anche in un senso di carenza affettiva, no, per i nostri figli, no? È interessante chiedere in chiusura a ognuno di noi da cosa dipendiamo, che cos'è, qual è oggi la nostra dipendenza, perché penso di non essere contraddetto se ammettiamo che tutti quanti noi, ognuno, nessuno escluso, viviamo quotidianamente limosinando. Tutti quanti cerchiamo un po' di stima, un po' di attenzione, un po' di affetto, anche nel fare le cose ordinarie, nessuno che riconosce quello che faccio per te. Al lavoro, no? All'ufficio, guardami un attimo, noi alle volte ci facciamo colpire da quelli che hanno il cartello con scritto sono tre figli, non ho da mangiare, dammi niente. Ma siamo uguali, uguali, noi non abbiamo il cartello, ma siamo assolutamente uguali, andiamo limosinando amore, scriviamo delle fesserie mostruose di messaggi a colleghi e quant'altro, lo sappiamo quello che combiniamo, e limosinando attenzione e amore, perché è dura, perché nel nostro cuore purtroppo l'amore ci abita, ma non lo percepiamo più, non siamo più capaci di percepirlo, perché tutta questa idea che la felicità sta nell'avere le cose ci ha riempito il cuore di cose. Allora Dio che è dentro, ma un pochettino soffre, è schiacciato sotto, Spirito Santo fatica ad agire. No? Ma in fondo il Santo Padre si ricorda che abbiamo una speranza. Quindi siamo passati, no, dall'idea del progetto iniziale di Dio, del stupore, della meraviglia, dell'avere la vita se la doniamo, no? Quando noi perdiamo la vita per i nostri figli, e vediamo che sono felice, che meraviglia, tu rinunci a qualcosa, lui è felice e sei completamente felice, molto di più di quanto ti prendi del tempo per te e non glielo dedichi a lui, molto di più. Da lì siamo passati alla concupiscenza, alla paura, al desiderio di possesso. Se vogliamo cogliere quanto siamo interessati da questo problema, pensate a quanto abbiamo bisogno di possedere tutto, le cose, le relazioni, di avere sempre controllo, no? Perché in fondo abbiamo bisogno di possedere. Ma perché questo succede? Perché il nostro cuore, ripeto, non è più capace di percepire la presenza di Dio. Ma c'è una buona notizia, queste immagini, molti sono scandalizzati e questo me ne dispiace, ma in fondo questa è la verità. È la buona notizia che vi porto qui questa sera, che in fondo ci fa chiudere la serata, penso, con una speranza totalmente diversa dal modo in cui l'abbiamo iniziata, è che non c'è sofferenza, che Dio lo sa che viviamo elemosinando, lo sa la sofferenza che ci portiamo nel cuore, lo sa quello che noi teniamo nascosto nel modo più, cerchiamo di tenere nascosto in modo assolutamente perfetto, che nessuno si accorga, lo sa le maschere che ci mettiamo, lo sa quel punto nel quale noi non ci vogliamo bene, a quel punto nel quale proprio non ci accettiamo. Proprio quella sofferenza, proprio quella situazione lì, proprio quella cosa in cui non ce la facciamo, che potrebbe essere amare il nostro marito, la nostra moglie, amare i nostri genitori, perdonare il fratello, la sorella, con la quale non riusciamo più a entrare in situazione, il datore di lavoro, il collega, eccetera, quella cosa per la quale ci sembra veramente che sia impossibile, ecco che se l'hai presa sulla croce, l'hai inchiodata, è in una di quelle ferite lì, è nella sofferenza di Gesù Cristo. Se n'è caricata, no? Sapeva quello che avremmo provato, la sofferenza che provavamo questa sera, se n'è fatto carico. Se tutto fosse finito lì, sarebbe stato però soltanto un supereroe, uno forte che si prendeva carico delle sofferenze di umanità e tutto finiva lì, l'avremmo guardato dicendo: ma tu sei numero uno, noi non ce la facciamo, andiamo avanti così. La buona notizia è che Dio, di fronte a questo, no? Gesù Cristo muore in croce, scende agli inferi, libera Adamo ed Eva, questa è un'immagine che ce l'ho presente in modo molto bello, quindi li libera da quella schiavitù che è la nostra schiavitù, no? Quella che oggi ci impedisce di aprire, di tornare a guardare il cielo, sale al cielo, ci viene donato lo Spirito Santo, che è quello che ci permette di vivere secondo la grazia, ci fa tornare
all'ermeneutica del dono, quindi dalla paura, da qualche cosa che ci tiene in silenzio, chiusi, che non ci fa uscire, che non ci fa entrare in relazione, che ci fa stare, no, sulle nostre posizioni, che non vogliamo perdonare o chiedere perdono, eccetera, si fa passare di nuovo alla bellezza invece della vita, del vivere quotidiano. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciandovi questa immagine, mi è piaciuta per vedere queste catene spezzate, la speranza che io ho è che ognuno di noi possa tornare a prendere consapevolezza che quelle catene, no, che ci tengono quotidianamente imprigionate, Gesù Cristo ha il potere di distruggerle, di romperle, e quindi questo ci permette di vivere in modo pieno. Se questa è un'esperienza che possiamo fare noi, certamente la possono fare anche i nostri figli, e quindi si possono liberare anche da quell'idea che le dipendenze danno di vita, che è un'idea assolutamente malvagia, che non porta il loro bene. Io vi ringrazio e sono a vostra completa disposizione. Allora, intanto grazie per la presentazione. La domanda è molto semplice. Guardi che sia il microfono, vediamo se è più bravo. Ok, allora grazie per la presentazione. La domanda che ho riguarda di fatto due dipendenze. Una l'ha citata, che è quella del gioco. La seconda è, forse sorvolata, è quella sui tabacchi e il fumo. Lei è fumatore per caso? No, pensato. Sono figlio di un ex fumatore, quindi ero contento. La cosa, il commento che le chiedo è che queste due sostanze, se vogliamo, sono un monopolio di Stato. Ok. In che modo possiamo stare in possiamo opporci ad uno Stato che da un lato guadagna grazie a queste due sostanze, anche l'alcol, e anche l'alcol, benché diciamo solo sui superalcolici, diciamo, è un'altra questione, e niente, mi piaceva un suo commento. Io penso che sia abbastanza semplice liberarsi da questo. No, chiaro che stiamo parlando di una cosa enorme, di un giro di soldi enorme, che sempre poi vengono travestiti di bene, perché sicuramente non vorrei citare cose sbagliate per le quali poi tra l'altro sono perseguito a lungo. Se non erro, però, il gioco d'azzardo va a ristrutturare tutte le nostre strutture artistiche che abbiamo, gli edifici e quant'altro, no? E quindi c'è sempre, no? Viene sempre venduto il male travestito da bene. Se prendiamo consapevolezza del fatto che quello non è bene, no? Da dove può venire il cambio di direzione? Dal fatto che non ci smettiamo di accettare tutto per come ci viene proposto, no? Non vuol dire lottare, non vuol dire attaccare, non vuol dire diventare violenti, ma il politico, mi sono accorto nella mia poca esperienza che ho per gli incontri che faccio, è molto attento all'opinione pubblica, perché in fondo è la gente che gli permette di avere un rischio, di poter fare, esercitare la sua funzione. Ora, un esempio che sempre funziona è che se in una stanza mettiamo il... non lo cito perché ho paura di sbagliarlo, ve lo racconto in un altro modo. Se il politico si accorge, no, che incomincia tra la popolazione a nascere l'idea che è importante salvaguardare il bene, la persona, totalmente, no? da quando è concepita fino a quando naturalmente muore, che quindi questa idea di vita come valore assoluto sia un qualche cosa per il quale è importante fare un'azione ed è importante muoversi, spendersi, è chiaro che arriverebbe a cogliere anche questo. Perché? Perché il problema per cui oggi non succede queste cose è che a comandare non è la gente, ma è la logica meramente economica. E noi purtroppo molto spesso la secondiamo questa logica, no? Facciamo dei bei discorsi, facciamo tante cose, le conferenze, ci incontriamo, ci indigniamo, eccetera. Però noi sì, dai, ma noi quella cosa qui il nostro figlio la prendiamo, sì dai. Però vi assicuro che se noi ci credessimo un pochettino di più avremmo un potere veramente molto più alto, molto più grande. Questi negozi di cui vi ho parlato sono assolutamente, non perseguono il bene dei nostri figli, per nulla. Portatemi uno che mi dice che lì c'è un bene, mi deve convincere, non è così. Perché non facciamo nulla? Eppure li vediamo, vediamo che li hanno aperti, perché non diciamo nulla? Perché non ci facciamo sentire? Perché non facciamo sentire la nostra idea?
chiaro che noi ci stiamo lavorando e ci muoviamo, anche domani mattina sarò a Milano in un incontro abbastanza interessante perché è un'iniziativa nuova mai fatta in Italia, stiamo cercando di fare in modo che amministratori, governatori di diversi partiti, quindi di andare oltre il partito, perché la logica di partito è sempre una logica difficile, di andare oltre e di sensibilizzarmi su queste cose. Se riusciamo a creare un senso di appartenenza che va oltre l'identità politica, ma riguarda la persona che fa il servizio, serve la vita per il bene, noi siamo sicuri che qualcosa di bene può venire fuori. Non so se passa il concetto. Creando questa rete di amministratori che cominciano ad avere un potere, che cominciano a fare rete nel perseguire il bene, è interessante perché si crea una sorta di pensiero comune. Non qualche cosa, io divento più forte perché so che c'è qualcun altro in Italia che la pensa come me, non sono più solo, non sono più il consigliere comunale di un paese sconosciuto che ma sono parte di un popolo. Lo facciamo a livello comunale, lo stiamo facendo anche a livello a Roma, perché abbiamo fatto nascere un gruppo interparlamentare, quindi parlamentari di diversi partiti uniti di fronte alle tematiche importanti, quelle stronze, quelle che sono anche queste, no? Dopo dirlo è semplice, praticarlo è molto più difficile. È chiaro che per esempio l'opporsi alla legalizzazione delle droghe, le cosiddette leggere, sarebbe già un passo enorme, no? Perché molto spesso l'obiezione che viene fatta è: vabbè, l'hanno fatto già per le sigarette, l'hanno fatto già per l'alcol, perché non anche per le droghe cosiddette leggere? Quando vi fanno questa obiezione, imparare a rispondere che la differenziazione tra droghe leggere e pesanti è un qualcosa di giornalistico, non è un qualcosa di farmacologico. Se io qua porto lo stesso principio attivo della stessa droga cosiddetta leggera e la somministro ad ognuno di voi e poi mi metto qua a registrare gli effetti, vi assicuro che osserveremo effetti completamente differenti. Perché? Perché queste sostanze superano la barriera, arrivano nel cervello determinando effetti differenti anche molto gravi. Diciamo, osserveremo anche nel tempo, nell'utilizzo di queste sostanze, gli studi sono concordi nel dircelo, vengono slatentizzate patologie psichiatriche estremamente serie che sarebbero rimaste lì se non fossimo andati a modulare l'azione del cervello. E allora perché non ci opponiamo a questo? Perché ci facciamo convincere che se le droghe venissero liberalizzate daremmo un grossissimo colpo alla mafia, che non c'è niente di più falso? Borsellino, ve lo ricordate tutti, sorrideva di fronte a un'affermazione come questa, perché la mafia non ne avrebbe altro che vantaggio. Come fa a diventare ancora più ricca? Vende la stessa sostanza con un principio attivo più concentrato, quindi migliore, ha un prezzo lievemente più basso e ha una libertà di venderla enorme, perché a questo punto non ci sono neanche più tutte la normativa contro. Come si fa a pensare che sia buono legalizzare? Come si fa? Guardate che quando mi succede di trovare ragazzi giovani che utilizzano queste sostanze, mi dicono tutti: dottore, se nel 2018, insomma, forse è un po' più vecchio, però che problema c'è? I miei genitori lo sanno, io sono d'accordo, che problema c'è? C'è un bel problema. Non ne hanno consapevolezza, non ne sanno minimamente quale è il rischio che corrono. Quindi partiamo da lì, no? Partiamo da lì, perché adesso la battaglia arriverà, no? Adesso in qualche modo si è un po' fermata, ma è un qualche cosa con cui dovremo sicuramente confrontarci. Quando succederà, facciamo sentire la nostra voce, noi facciamo il possibile. Se lei sente questo richiamo dentro, sarà uno di quelli che fa un po' questa domanda. Prego. Siete obbligati, però. Mi dicono di aspettare. Non so se avete notato, ma a me piace parlare, quindi dovete fermarmi, c'è l'interruttore. Io ho una bimba di 7 anni. 7 anni. Sì, ho una bimba di 7 anni.
E io ho fatto anche la mia, anche ragazzina, mi è capitato che avevo forse 10 anni e le mie due compagne che camminavamo, amiche della vieta, insomma, e mi hanno proposto la sigaretta. Nel senso che una era accesa, l'altra era passata, fumata, passata a me, gli ho detto no grazie. Tutto lì. E io avevo mio papà che comunque si era fatto andare, alcol pure, quindi potevo entrare in una stradella sbagliata, però non mi è andata l'idea. Poi crescendo mi sono trovata in situazioni anche dove, piazza del comune, i ragazzi al giro continuo di... io non le conoscevo neanche, quindi per me vedevo chi fumava, chi magari la bustina, e ignorante come ero, ho chiesto cos'era, cosa state utilizzando, cos'è sta roba, e loro me l'hanno buttata giù lì, io ho evitato, nel senso, come diceva lei, quando c'è, vedi una cosa che ti fa paura, ti spaventa, zitta, prendi la via, trovi una scusa, è fatto così. E pian piano poi sono più, perché poi è stato il problema cosa? Che prima era l'oratorio, frequentavo l'oratorio, stavo in oratorio e tutto quanto. Dopodiché è cambiato il parroco e non era molto da avvicinare. E quindi sono un po' uscita da dalla frequentazione dell'oratorio, insomma. Quindi spaesata mi sono ritrovata che cosa? Avendo queste persone che utilizzavano cose che a me non mi andava proprio, avevo paura, ho preso e capitava che io magari non uscivo la sera e mia mamma si domandava come mai non esci? E io non esco, però non c'ho voglia, sto bene a casa e passavo il tempo a studiare, a guardare un film, insomma. Adesso a 7 anni, con tutto quello che, perché veramente più si va avanti e più i ragazzi sono più giovani a fare queste cavolate, io già adesso a 7 anni non so quando dirglielo, quando iniziare a spiegarglielo, se lo fa la scuola, in che modo lo farà la scuola. Bene, mi darà molti spunti, mi dispiace per voi, ma vi è veramente stimolato. Innanzitutto colga la grazia di non aver provato. Tante volte ci sentiamo bravi, ci sentiamo capaci noi, bravi noi ad avere, ma in realtà ci sono tante volte anche tanti fattori che si mettono insieme, anche una vita soddisfacente, una relazione affettiva soddisfacente, eccetera, che si preservano da certe esperienze. E alle volte oppure ci troviamo a condannare in modo chiaro una cosa, a dire che non la faremo mai e poi a trovarci schiavi completamente. Quindi è per grazia che di fondo non facciamo certe esperienze, se viviamo che questo è per grazia puntiamo anche molto meno il dito contro chi di fondo si trova qui, perché il problema non è uscire da questa sala individuando nella testa quelli che sono i dipendenti che conosciamo, ma di fondo avere uno sguardo diverso per cogliere in fondo la debolezza nella quale il meccanismo nel quale sono entrati in fondo gli sta facendo la sofferenza, diciamo, nel quale che stanno vivendo. È chiaro che a qualche anno fa le occasioni erano anche un pochettino di meno, è vero che bisognava frequentare le molto più giovani, quindi probabilmente erano già diventate molte di più, però comunque si è passati dalle droghe con le siringhe, con i segni, con le macchine che si trovavano nascoste, insomma da una visibilità concreta del tossicodipendente ad oggi invece dove non te ne accorgi neanche più, addirittura a volte hai l'impressione che sia più sveglio quello che ne fa uso, perché magari nelle fasi iniziali di utilizzo di queste sostanze che sono euforizzanti e quant'altro, dice oh, bravo, come bello vivo e vivace, poi ti accorgi che in realtà è spinto. Quindi oggi lo stimolo è veramente enorme. Cosa fare? È importante accompagnare i nostri figli alla crescita, no? Soprattutto nelle dipendenze comportamentali. Dare ai nostri figli questi strumenti a 2-3 anni non è fare il loro bene. Eppure tante volte ci stupiamo, facciamo vedere, guarda che bravo, lo sa accendere, sa arrivare in questa cosa qui, sa accendere il cartone animato, guarda che bravo, quante cose sa fare. A quell'età lì non ne ha assolutamente bisogno, non si parla di utilizzo di questa tecnologia da quei 10-12 anni, così.
così via. Sapete che l'età media in cui regaliamo questi oggetti ai nostri figli scende ogni anno. Non so se anche qui avete ormai la crisma, la comunione portata alla quinta elementare. A Brescia è così, e quindi la crisma diventa l'occasione per regalare questo oggetto. Quindi uno in quinta elementare ha 11 anni, 10 anni, 11 anni, e ha già in mano questo strumento. E sicuramente una volta che questo arriva, compito del nostro genitore è quello di dare un tempo. Noi oggi l'unico modo che abbiamo per aiutare i nostri figli di fronte a questi, alla tecnologia e quant'altro, è dare un tempo. Vuoi giocare al videogioco, giochi mezz'ora. Se gioca 40 minuti, perde il bonus del giorno dopo. Non ti distruggi il gioco, ma perde. Il giorno dopo non puoi. Così piano piano, giorno dopo giorno, eccetera, in vale per la tecnologia. Basta guardare e leggi. Fai qualcosa, insomma, quello che a casa facciamo quotidianamente. Quindi penso stia lì. L'educazione aspetta a noi. Attenzione a delegare alla scuola l'educazione. La responsabilità in educando è dei genitori, la scuola ha la responsabilità in vigilando, nel senso che quando vanno devono prendersi cura a guardarli che non si ammazzino tra loro così. Ma la responsabilità in educando è sempre nostra, anche di fronte ai fenomeni emergenti, come gli emergenti, i problemi enormi che ci sono adesso del bullismo e quant'altro, le sentenze parlano chiaro sui genitori che pagano cifre anche molto consistenti per i danni che ha subito la vittima del bullismo. Perché questo? E noi non possiamo dire mai alla scuola non lo sapevo e che mio figlio era così. Il giudice si dirà guarda che l'hai educato tu, la responsabilità è educando. Quindi la scuola certamente è sussidiaria a noi in questo processo, ma come genitori dobbiamo venire prima, e se anche la scuola parla di queste cose, noi come genitori dobbiamo sapere come ne parla, in che termini ne parla, e se siamo d'accordo con la scelta che fa, allora autorizziamo nostro figlio a partecipare a quel corso. Se non siamo d'accordo, dobbiamo avere la forza di dire no, guarda, il mio processo educativo è differente. La scuola è libera di fare il progetto che vuole, perché ci esiste assolutamente la pluralità di espressione, però noi veniamo prima. Quindi attenzione, perché noi genitori oggi siamo un pochettino deboli. Tendiamo a sperare che sia la scuola a iniziare i nostri figli all'uso della tecnologia, che sia la scuola a iniziare i nostri figli all'affettività, queste cose qui. Ma è tempo assolutamente importante per riprenderci il primato, quindi per essere noi presenti. L'educazione la si fa, ripeto, soffrendo quotidianamente. Adesso sua figlia ha 7 anni, la mia quarta ne ha 8, non è la figlia, ecco, dopo che diventano adolescenti, e diventa un po' più difficile, faticano a parlare, a raccontarsi, a dire, insomma, lì se il messaggio qua non devi mollare. È importante creare una rete tra genitori, frequentare l'oratorio, la parrocchia, in questo senso ci si aiuta. Noi domenica, sabato sera, ho incontrato una trentina di genitori, mi ha invitato un parroco di Costa Volpino, di quelle zone lì. A fare un incontro si parlava delle origini, della creazione dell'uomo e della donna, i genitori assolutamente molto attenti e quant'altro, alla fine si è creata una difficoltà perché il sacerdote ha detto il 1° dicembre facciamo un incontro, un ritiro per i ragazzi. Guardate, un'umiltà enorme questo sacerdote nel proporre, quasi un timore a offrire questo evento, no? Che mi veniva da abbracciarlo, tanto era umile nel proporsi a questi genitori. Nel fare questa proposta, dopo vi credo, dopo un incontro che era andato bene, anche riscontri, contenti e quant'altro, comincia uno, no, c'è il calcio, no, c'è la pallavolo, no, c'è questo, e lei non può, c'è tutta l'accusa contro l'idea del ritiro. Allora sono intervenuto, anche perché a me potevano insultarmi, tanto poi andavo a casa, chi li vede, quindi non c'è nessun problema, mi veniva anche da farlo in amore a questo sacerdote che mi ha invitato. Ho detto, ma ci rendiamo conto che qua c'è in gioco la vita eterna, la felicità ai nostri figli o chi? Questo era un incontro nell'ambito del catechismo, quindi di fondo potevo parlare con autorità di questa cosa, no? Ma non abbiamo più questa forza. Non pensiamo più che sia importante far frequentare i nostri figli la parrocchia, l'oratorio, fargli conoscere Gesù Cristo, fare pregare con loro. È lì che ce li giochiamo. Quanto tempo perdiamo, passiamo al giorno a pregare con loro, mattino, la sera, a fare riferimento nella nostra quotidianità a Cristo, a ringraziarlo prima di mangiare? Sono delle cose piccolissime che non facciamo più.
oratorio fa un sacco di proposte, di progetti e tutto, ma non mandiamo i nostri figli, se dobbiamo andare a fare un giro, andiamo a fare un giro e ce li portiamo con noi. Poi quando crescono, crescono con loro le sofferenze, poi quando diventano più grandi le sofferenze sono più grandi, quando arriva il giorno in cui sperimenti proprio quella strong, quella forte, a quel punto lì, se hanno ricevuto una parola di speranza, sanno dove attaccarsi. Se non l'hanno ricevuta è un disastro. E dopo noi passiamo il resto dei nostri anni a piangere al fatto che non abbiamo educati alla fede. Quindi un invito, nelle sue parole, colgo anche il... come genitori, il fatto di innanzitutto non aver paura a parlare di Dio e delle meraviglie che fa sulla nostra vita, ma anche di tornare a frequentare la Chiesa, l'ascolto della parola, l'Eucaristia, la Messa, insomma, la fede viene da Dio, non è una meraviglia. Ecco, se il nostro figlio viene con noi, abbiamo già un'ottima assicurazione, insomma, su queste cose. Prego. Ho letto un articolo di Crepè che dice senza, si rivolge ai genitori, dice senza i no non si educa. Il primo no che viene detto ai bambini o ai ragazzi, si rischia di prendere un pugno sul muso, tipo gli insegnanti o il prete in oratorio o che ne so, una maestra prima. E non, questo articolo dice che non si sogna più perché non si educa più alle passioni. E un ragazzo, un bambino di 13 anni, oggi per il telefonino e per tanti altri strumenti che gli passano tra le mani, ne fa quello che faceva uno di 18 anni. Quindi ha un'autonomia, è maturo, non perché è maturo, ma perché è autonomo, quindi compra e fa tutto quello che vuole col telefonino. Quindi penso che il fatto del non sognare più e andare alla ricerca di tutte queste cose che poi dopo creano una dipendenza. Sull'articolo di Taveni lunedì sul Corriere diceva che un bambino di 8 anni gli era stato chiesto qualcosa circa l'amore o l'affettività e risponde: ma io queste cose vado su YouPorn e trovo la risposta. Quindi sono gli strumenti che diamo in mano noi a questi bambini, e il fatto di dire qualche volta qualche no. In oratorio, sono un prete, in oratorio si fa fatica, quindi sulle cose minimali, per dire di essere educato, di salutare, di dire, di tornare a dire grazie, di non sporcare, di non sputare, di non fare così, e su tante altre cose, insomma. Non so, ci sono dei genitori, perché dopo noi possono anche dire: vabbè, in fondo voi non avete figli, fate la svelta a parlare. Però voglio sapere, cioè, se in casa come genitori in generale si educa ancora ma non perché noi siamo i migliori, siamo peggio degli altri, che cosa tra virgolette ancora si pretende. Penso che tocchi un tasto cruciale, centrale, assolutamente vero. Quello che si vede qui si vede anche nelle case, non è che uno qui si inventa, nei comportamenti, nei gesti, sono cose che già ha vissuto anche nelle case. Che un bambino a 8 anni possa accedere a un sito di natura pornografica, c'è da domandarsi: ma chi vive con lui? Cosa fa? Quanto tempo passa questo figlio solo a casa? La tecnologia che utilizza, cosa fa? La soluzione della proposta che vi condivido è: vi ricordate il telefono, quello che girava per... No, vi ricordate che era appeso in un punto piuttosto che in un punto fisso della casa? C'era qualcuno che stava molto al telefono? No, perché? Perché c'è un uditorio incredibile, tu dovevi stare a parlare per monosillabi perché non dovevi assolutamente, e la telefonata durava meno di un secondo. Dobbiamo tornare, per esempio, anche con la tecnologia, perché è chiaro che non possiamo pretendere di fermare qualche cosa che comunque anche si può portare con sé un bel po' di bene, ma la postazione deve essere una postazione visibile a tutti, a cui tu bambino accedi,
in presenza di un adulto, ci sono anche degli aiuti tecnologici a impedire che vadano, che finiscano lì, però sono veramente, siamo in un momento storico che non ha precedenti, la generazione che viene dopo di noi, che si chiama quella dei nativi digitali, si incontra con noi che invece non siamo nati così, noi siamo una generazione che non ha quelle capacità che hanno loro, quindi loro anche tutti i filtri, le cose sono più bravi di noi a girarli. Però è chiaro che dobbiamo tornare a condividere il tempo, anche i vari canali privati, insomma la televisione la si acquista, la sera puoi decidere il film che vuoi, l'episodio che vuoi, insomma se non hai sonno puoi vederti anche tutta una serie intera, sono cose interessanti, una volta aspettavamo una settimana per vedere la seconda puntata, adesso tu puoi stare lì sveglio e se non hai, se hai sonno vedi quella sostanza che ti tiene sveglio e ti vedi tutta una serie intera, ma sempre nell'ottica del tutto subito. Attenzione a tutte queste cose qui, veicolano messaggi assolutamente non buoni per l'educazione dei nostri figli, anche qui la soluzione non è non impedire, certo che c'è un'età per vedere le cose, questo è sacrosanto, ma dobbiamo esserci, dobbiamo stare a casa con loro, dobbiamo sederci vicino a loro e raccontargli anche le cose per come stanno. Tante delle cose che osservate negli ambienti pubblici sono legate al fatto che noi siamo assenti. Perché siamo assenti? Perché lavoriamo. Perché lavoriamo tanto, in alcuni casi per necessità, nella maggior parte dei casi per il superfluo. E qui dove c'è molto lavoro ce lo possiamo anche raccontare, pur con tutto il rispetto per i casi di reale e concreta necessità. Ottima citazione di Crepé sul fatto di dire di no, è una cosa che condividiamo tutti, ma non siamo più capaci di dirlo. Non tutti siamo d'accordo che bisogna dire no, ma quando poi ci troviamo a dover dire no, facciamo fatica. Se nostro figlio prende un brutto voto, le immagini sui social li vedete, sui giornali, vedete i genitori che aggrediscono l'insegnante. L'insegnante ha paura di dare un voto negativo perché ha paura della reazione dei nostri figli. Cioè abbiamo ribaltato, abbiamo messo tutto al contrario. C'è un tempo, tu prendevi un brutto voto, arrivavi a casa, almeno una ciabatta dovevi schivarla se ti andava bene. Perché? Perché avevi fallito in qualche cosa, non era gravissimo, però comunque capivi che c'era una solidarietà tra l'autorità dell'insegnante e il genitore che ti strutturava, che ti faceva dare delle leggi, che ti faceva vedere l'importanza della figura e quant'altro. Oggi facciamo tutti i giorni le gare per attaccare l'insegnante oppure in qualche modo, pur con rispetto delle situazioni di reali sofferenze che per alcuni nostri bambini vivono, alla ricerca di diagnosi che facciano sentire normali i nostri figli, a discalculia, a disgrafia, a disdirditi. Siamo cresciuti tutti quanti con bambini in classe che avevano più o meno capacità, senza, cioè, non succedeva nulla, c'era niente di strano, anzi c'era anche il mutuo aiuto, quando vedevi che uno aveva difficoltà era normale che lui lo aiutava un pochettino di più. Oggi con l'eccesso, no, il numero di diagnosi enormi, incontrollate che stiamo osservando, sembra quasi che vogliamo far mettere il timbro a nostro figlio il più presto possibile che lui ha un problema e quindi tu non puoi più insegnare, non puoi più pretendere. Dal momento che c'è il timbro, fatta eccezione per tutti i casi in cui questo è realmente necessario, in tutti i casi in cui era dubbioso, era forse non opportuno metterlo, gli abbiamo rovinato la vita. Perché quel timbro lì se lo porterà dietro per sempre. Quindi di stimoli come genitori ne abbiamo veramente tanti. È un tempo che dobbiamo ritrovare forza di essere genitori. Abbiamo anche un problema di autorità, facciamo fatica a imporre la nostra autorità ai nostri figli, facciamo realmente fatica. E quindi questi ci giocano come caspita a volte. Sì, a volte sono anche i genitori che... Certo, che io sì, vedo, sì. Cioè per esempio io a Sara dico tanti no, non mi interessa. A Sara dico tanti no. A me non interessa, nel senso che so che gli faccio del bene. E quando vedo le stesse cose da altri genitori rimango così, non mi permetto di dirgli niente perché mangiano viva. E oltretutto cioè, ti sbalordisci perché dici e non te lo aspetti neanche da quel genitore, cioè non ti pensi, invece poi quando io rimango così. Però noi che siamo nella Chiesa, che abbiamo scoperto di essere amati e quant'altro, abbiamo un occhio particolare per cogliere che quel genitore è ingannato. È
quel genitore lì, quello che gli dici, quello che oggi ci sarebbe bisogno di dire è che c'è Cristo, lo ama. A me non mi vedono molto bene quando mi propongo. Quando io vi assicuro, nella mia quotidianità, io ho un privilegio. Fare il medico oggi è un privilegio perché di fondo vado nell'intimità della vita delle persone in pochissimo tempo, no? Perché ormai le sofferenze, c'è gente che piange dopo un minuto e mezzo che gli stai parlando, tanto la sofferenza è viva. E vi assicuro che c'è una voglia di amore, di sentirsi amati, di sentirsi dire che c'è qualcuno che è morto in croce per lui, che è enorme. Noi il compito, a noi, il compito è di invece non, dico, no, non di fermarci a essere oggettivamente, a fare un'analisi oggettiva dei genitori, ma proprio quelli di dargli la speranza, di fargli cogliere che la vita non sta negli eventi, nelle cose, eccetera, che sono cose buone che si possono fare, non dico che c'è del male. Ma la vita è qualcosa di più interessante, ma se noi che abbiamo fatto esperienza di questo amore non riusciamo neanche a raccontarlo, è un po' difficile che lo possiamo pretendere. Anche nel Papa Francesco sulla misericordia, ma è stato straordinario sempre. Certo che va annunciata la misericordia e quant'altro dalla stessa parte, ma raccontata la verità. Quindi a questi genitori va detto le cose come stanno, va detto che si sta giocando il suo figlio, va detto che quella scelta che sta facendo produce morte. Per evitare però che sia un mero giudizio, accanto a questo annuncio che lo mette nella verità, ecco l'annuncio della misericordia. Questo, adesso stiamo arrivando un pochettino solo a dire la misericordia e non dire più la verità. Invece i genitori, così come i bambini, hanno bisogno di sentirsi raccontare la verità. Ecco perché questi incontri, per quanto, ripeto, noi non sono un esperto, sono un divulgatore. I divulgatori sono quelli che raccontano le cose cercando che più gente possibile possa conoscere, perché sennò non si può essere esperti di tutto. Però è quello che diceva all'inizio Ferruccio, sarebbe interessante magari organizzare anche un evento che sia rivolto ai nostri figli. Si parla anche di affettività, di orientamento, della strutturazione della propria identità sessuale e quant'altro. Che bello se i nostri figli, in presenza anche dei loro genitori, vivessimo un incontro insieme, no? Perché vi assicuro che sono sarebbero interessati. Se a questo riusciamo a chiamare anche qualche genitore che è un po' più distratto, che è un po' più lontano, vi assicuro che se si tocca la corda giusta del cuore, dopo, quel genitore magari è capace di meraviglie che noi non riusciamo neanche a fare. Bene, penso che possiamo magari anche ricevere una benedizione, sarebbe interessante. Aspetta, tutti questi sacerdoti. Questa non la do io. Allora, sugli incontri. Beh, questa sera, come ci succede tutte le volte, questo tipo di incontri, vediamo che non è che ci vengono date delle soluzioni, affrontiamo dei temi, ma qui non c'è la ricetta che ci fa andare a casa contenti e felici, anzi, ci pone più interrogativi di quanti non ne avessimo prima. Però, come diceva Daniele, siamo in un ambito di chiesa, c'è il Signore, quindi l'invito che ci viene sempre rivolto è quello di portarci a casa, quantomeno la certezza, di fronte alle nostre difficoltà, incapacità che anche questa sera magari abbiamo scoperto molto più grandi di quanto pensassimo, oppure come diceva Daniele, ci interroga su quanto noi siamo dipendenti da alcune cose senza rendercene conto, usciamo con questa certezza, no? Che nel Signore e nella Chiesa, e nella Chiesa attraverso i nostri parroci che sono qui, abbiamo una risposta, no? Con tante difficoltà, però c'è, non siamo nel buio. Questa è la prima cosa. La seconda, io proviamo sempre gratitudine di fronte a voi che ci siete, perché anche questa sera si diceva, è sempre più difficile trovare momenti di dialogo, di confronto, di uscire di casa la sera, vincere le nostre pregiudizie, magari venire da un paese all'altro, no? Però anche questa sera usciva questa risposta, no? È una barriera che siamo invitati a rompere, no? Sapendo che usciamo più un pochettino più sereni, io penso più confortati, no? Se facciamo fatica a vedere la luce di fronte a tanti problemi, qui un'indicazione c'è. Un'altra cosa, non dico l'ultima perché poi dico sempre l'ultima e continuo ad andare avanti. Daniele ha anticipato dei temi che affronteremo nelle ultime due serate, in particolare l'ultima, perché toccherà l'aspetto dell'autorità, no? Lui l'ha accennata, c'era questa incapacità di dire no, sì. Noi abbiamo riportato nel manifesto dell'ultima serata questa frase di
mazzolari, tutto un primo mazzolari, che diceva quanto è facile dire sì e no ad alcune cose, mentre invece siamo invitati a dire un sì a chi veramente ci vuole bene che Dio. Quindi l'invito è vabbè, Pandino, la settimana prossima sul tema delle umane vite che toccherà certo le coppie fondamentalmente, no? Però ci aiuterà a scoprire come questa enciclica, che è stata un'enciclica combattuta, ma proprio perché era portatrice di vita, no? La Chiesa è combattuta quando è portatrice di vita, lo è stata allora, quindi siamo invitati a riscoprirla perché di attualità e non la sei conosciuta abbastanza. E l'ultimo incontro che faremo a Calvenzano, proprio su questo tema dell'attualità, verrà Don Vincent, un sacerdote americano che porterà la sua esperienza e ci aiuterà a entrare in questo tema, di questa, ecco, ci aiuterà, ci conforterà, no? Ecco, non vedo più. Da ultimo questa cassetta che noi mettiamo sempre qui perché chiediamo sempre un contributo, ognuno è libero di dare quello che vuole, se vuole, non c'è nessun obbligo. Comunque gli incontri riusciamo a farli comunque, però ecco, è un segno della vostra disponibilità.